I was doing fine. And then your path crossed mine. It's not making any sense. Buongiorno a tutti quanti, oggi è venerdì 22 ottobre e sono circa le 8, sono quasi le 9 del mattino, mi sono svegliata verso le 7 e mezza, colazione fatta, ho fatto anche qualche pulizia perché tra poco inizia la giornata lavorativa, riesco anche ad allenarmi prima degli appuntamenti della giornata, quindi oggi vi beccate un bel workout, è un upper body workout, quindi andremo a lavorare la parte sopra, quindi non le chiappe, una giornata un po' nuvola. Già ieri minacciava un po' di pioggia. Vi porterò con me un semplicissimo vlog, what ate in a day, allenamento, lavoro, insomma, tutte altre cose così. Mi sono cambiata al volo, ho messo questa magliettina, ovviamente sotto ci sono i leggings, però tanto nessuno lo vede, al volo perché adesso ho la formazione della mia Liva Coach e poi ho una consulenza del benessere e quindi niente, cambiamento al volo, ho messo anche gli orecchini, questi li metto sempre quando appunto lavoro per dare una sembianza, un attimo più di professionalità e niente, poi finite le consulenze mi metto un po' sul tapis roulant e che così faccio un po' di movimenti. Two bodies and one soul. I can't sleep at night. Toss and turn, counting on the seconds. Along in your baby, yeah. I can't sleep, baby, yeah. I can't sleep at night. It's the open sky. Finito tutto quanto. Mentre che facevo la consulenza anche suonato il corriere, è arrivato un pacco di bulk, ho fatto una corsa, una volata giù perché non c'era nessuno in casa che potesse prendermi il pacco, quindi lavorando in casa ci sono anche queste cose, per fortuna le persone capiscono, perché giustamente. Comunque dopo vi faccio vedere quello che c'è nel pacco perché è una nuovissima cosa che ha lanciato bulk. Ora mangio un pochettino di mandorle e poi mi butto sul tapis roulant. Inoltre dopo vi vorrei parlare di una cosina che sto notando ultimamente. Vabbè, non ve lo dico adesso perché voglio andare sul tapis roulant, però è una cosa che sento il bisogno di dovervene parlare perché sicuramente ci saranno persone che ne soffrono come me. Sto cercando di identificare bene che cosa sia perché non conosco bene la cosa. Penso siano comunque simili attacchi di panico, ma non attacchi veri attacchi perché non vado in iperventilazione, in agitazione, però vabbè, ve ne parlo dopo, quindi vi ho dato un piccolo input adesso per vedere più avanti il video.
dance and now I'm falling down, 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 down. I just need one conversation, boy, you owe me that. Cause you've got a gravitational pull, oh, and I feel it. Ok, sono quasi le 5 del pomeriggio. Ho appena avuto un paio di appuntamenti e ora sto mangiando qualcosina. Questo qualcosina intanto è un pezzettino di torta che ha fatto mamma. Poi ho aperto il pacco di bulk che è arrivato stamattina. Ovviamente ho già assaggiato, perché vuol dire burro di arachidi e chocolate brownie, cioè di cioccolato. Voto 6, la sufficienza gliela diamo. Facciamo 7, dai. Al secondo posto abbiamo questo qua. Qua è gusto cioccolato bianco e raspberry. Oddio, cos'è che sono le raspberry? Comunque ci sono anche i pezzetti dentro. Però gli do a voto 7,5. Eccoli, vedete i pezzetti di raspberry? Il best gusto è cookies and cream. Ragazzi, sa davvero di impasto, di biscotto, di torta, di dolce. Avete presente l'impasto crudo, che per me è anche più buono dell'impasto cotto? E questo è l'incarnazione della perfezione. Voto 10. Ovviamente vi lascio giù nel primo commento il link a questi tre fantastici burri. Dio mio! Ho appena ricevuto una delle chiamate più belle che una persona possa ricevere, ed è stata da una mia amica che mi fa: Chiara, mi va di venire a cena a mangiare una pizza stasera al tuo ebraio? Sì, cazzo, la conclusione più bella di questa settimana, con la pizza. Questa è la situazione: zaino, borse e si va a mangiare. Ci sono 18 gradi ed è finito ottobre. Ma come siamo messi? Fa caldissimo. Io non lo so come vestirmi, magari domani fa freddissimo. Comunque sono venuta a prendere Brian, che adesso andiamo a cena dai nostri amici. Allora, qua abbiamo dolce sardo. Lo proveremo con quello che vi ho fatto vedere prima, il peanut butter cookies and cream, che già ha avuto un enorme successo anche con Federica. E lo proveremo col dolce sardo e con il pecorino sardo. Dov'è qua? Questo è l'aperitivo, perché stiamo aspettando le pizze. Chissà quando arriveranno. Non so perché, secondo me ci sta bene col salato. È stato un fail. Fa così schifo. Ma no, dai. Meglio il dolce sardo di cazzo. Moving through space and time, girl, it's been my darkest year. And I don't got answers to questions, I'm inching towards ledges. Cause diamonds, they shimmer, you love it. I'm chaining my bank account back in some day that you're never above it. The Lord wants me patient sometimes. Diamonds, they shimmer, you're loving. I'm chaining my bank account, long. Yeah, yeah, yeah. Oh, you're chaining mine. Oh, qua parlare un po' di quella cosa che vi dicevo e che mi sta succedendo un po' nell'ultimo mesetto, ecco. Quindi non è una cosa che ho da tanto tempo, ho aspettato un po' per vedere se persistesse, per cercare un po' di capire, anzi, da dove potesse provenire, come potesse essere nata. E niente, penso di soffrire un po' di ansia, ecco. E perché mi capita delle volte in cui non stia facendo nulla di particolare, ma sento un po' di pressione sul petto e faccio un po' fatica a respirare. Inizio a respirare così con la bocca, semplicemente magari
l'esempio che mi viene più eclatante in mente è stato l'altro giorno. Ho messo a lavorare, stavo creando un post e ho iniziato a sentire questa forte pressione e questo e fatica a respirare. Sto creando una cosa col telefono per Instagram che era già pronta, quindi non dovevo neanche scervellare o chissà che cosa, però mi è venuta questa specie di attacco d'ansia. E adesso non so se chi mi sta guardando soffre effettivamente di attacchi d'ansia e se questa possa essere ansia la mia. Sicuramente è ansia perché comunque da quando ho iniziato questo lavoro da gennaio ho seminato, ho imparato, ho seminato, piantato i miei semi e adesso sto iniziando a raccogliere i frutti dei miei sforzi, quindi sta diventando ovviamente un'attività molto più impegnativa rispetto a quando ho iniziato. Avendo molti più impegni, molte più persone che sto anche aiutando loro stesse a crescere. E sto avendo clienti, quindi persone che devo seguire, e questo io ho collegato quest'ansia che è iniziata a nascere da un mese a questa parte a tutto quello che appunto adesso devo gestire. E evidentemente questo mi ha fatto un po' paura, senza rendermene conto, si è creato un po' questa ansia da prestazione, forse ansia di non riuscire a stare dietro a tutto, di non essere brava al 100%, che so benissimo che nessuno, siamo esseri umani, che nessuno riesce a dare il 100% ogni giorno, ogni ora, quindi questo lo so benissimo, cioè io mentalmente so benissimo tutte queste cose, qualcosa dentro di me invece non era preparato a tutto questo. E si sfoga un po' in questi piccoli attacchi d'ansia che non sono nulla di eclatante, perché comunque non è che sto male, inizio a sudare freddo, sono proprio lievi, suppongo, però mi fanno stare un po' male. E niente, quindi volevo parlarvene perché so benissimo di non essere l'unica, di non essere la prima, che forse tanti di voi che mi seguite soffrono di attacchi d'ansia sicuramente molto peggiori rispetto ai miei, però oppure anche semplicemente avete queste situazioni un po' di panico, ma non sapete come affrontarle, che nome dargli, ecco. Magari sbaglio anch'io a chiamarli attacchi di panico, però è l'unico nome che mi viene da dare. E dato che mi piace essere comunque trasparente e condividere con voi le cose, ho deciso di parlarne perché penso sia giusto parlarne. E perché non sono una roccia, non sono Superman, non sono Wonder Woman, non sono perfetta. E anche io ho i miei momenti di debolezza, che questi comunque, cioè, questi attacchi non mi hanno comunque destabilizzato o buttato giù, anzi, mi hanno spronato a dare, cioè, non mi sono fermata, sto dando sempre il massimo e continuerò a dare il massimo perché sicuramente da questo punto di vista non mi sono bloccata o rallentato. E, anzi, mi è stato consigliato magari un attimo di rallentare, di non avere troppi appuntamenti, perché comunque giustamente sono un essere umano anche io. Però volevo solo parlarne perché magari potete consigliarmi qualcosa anche voi, o semplicemente ritrovarvi un po' nelle mie parole e spero possano essere di conforto perché è normale, siamo esseri umani e accetto questo mio momento e mi impegno comunque ad affrontarlo e magari insomma lasciarmelo alle spalle. E niente, sono felice di averne parlato, anzi magari avendone parlato sarò anche meglio dopo, quindi quello che voglio dirvi è parlatene. Quando vedete che c'è un qualcosa che comunque sentite pesante, così parlatene, perché parlarne è una delle cose migliori che ci possano essere. Io pensate, ne sto parlando con un cellulare. Perché so, non so quante persone ora sono lì ad ascoltarmi, sto parlando con un cellulare, mi sento già meglio, pensate un po' come possa, che problemi io possa avere. Ecco la soluzione, aprite un canale YouTube, parlate o se no con un cellulare, parlate con voi stessi, perché io in questo momento sto guardando me stessa e sto parlando con me in realtà. E quindi niente, può essere una terapia fantastica, parlate con voi stessi allo specchio pure, però è anche bello registrarti perché poi vi potete riascoltare in un futuro e dire guarda lì quella dirigente, quello che pensava, i veri problemi sono altri. Vabbè.
Comunque direi che posso chiudere qua il video. Mi ha fatto tanto piacere che l'abbiate guardato. Spero di avervi tenuto compagnia. Mi raccomando, seguitemi su YouTube, attivate la campanellina e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Seguitemi anche su Instagram se avete piacere. Vi condivido ogni giorno un sacco di ricette, workout, quindi trovate tutte cose che possono essere utili al caso vostro. E nulla, noi ci vediamo al prossimo video.